Salve a tutti cari amici di MePiù. L'intervista che seguirà è l'intervista a Lamberto Rimondini, uno storico laureato in scienze politiche che ha scritto L'altra storia d'Italia. Lamberto, solo perché esiste da pochi mesi all'interno, diciamo, dell'immaginario collettivo della controinformazione, non è un nuovo arrivato. È amico di Giulietto Chiesa, è una persona che è stata per diversi decenni a fare comunque ricerche che poi sono arrivate a conclusione all'interno di questi due volumi, L'altra storia d'Italia. Questa intervista in realtà verte sulle fonti di Lamberto, sulle testimonianze di come storicamente all'interno della sua vita è riuscito a approdare all'interno di questi, insomma, pool di informazioni, di pepite d'oro riguardo la nostra condizione attuale, e poi si fanno una serie di excursus a mio avviso interessantissimi riguardo la struttura finanziaria attuale, il fatto che, insomma, ci siamo forse proprio all'interno di un conflitto mondiale, con addirittura, Lamberto dirà più avanti nell'intervista, con attentati possibili a città europee con bombe nucleari sporche. Non mi sto inventando nulla, poi dopo vedrete, insomma, che le fonti sono più che attendibili. Ma forse la parte più interessante di tutta la cosa è ovviamente l'atteggiamento che ha Lamberto nei confronti di cosa bisogna fare. Vi saluto, buona visione. Leggo, Lamberto, se ti va, la tua biografia che si trova su Magro Librarsi, per dare un po', diciamo, un excursus di chi sei. Lamberto Rimondini vive a Bologna, è laureato in scienze politiche con una tesi di laurea sui rapporti tra Vaticano e Mosca fra il 1917 e il 1992. Con l'intervista in esclusiva a Monsignor Claudio Maria Celli, sottosegretario dello Stato Vaticano, e Yuri Karlov, ambasciatore sovietico prima e CSI poi, presso la Santa Sede. Oggi come stanno messi i rapporti tra Vaticano e Russia? Beh, oggi bisognerebbe chiederlo al sottosegretario di Stato Vaticano e all'ambasciatore russo in Santa Sede, però, diciamo, battuta a parte, considerando che lo Stato del Vaticano di fatto è non solo simbolo di fede, ma anche uno Stato a tutti gli effetti, quindi ha anche un suo servizio di intelligence, quindi questo sfugge ai più. I rapporti sono sicuramente di grande dialogo, e poi ci sono delle questioni magari più spinose, come per esempio il discorso Ucraina, perché ufficialmente, sottolineo ufficialmente, il Vaticano si è schierato pro Ucraina. Bisogna cercare di scindere un po' la situazione tra quello che compare sui giornali, quello che è la realtà dei fatti. Quindi i giornali e le TV sono normalmente informazioni di regime e tipicamente, spesso, volutamente, disinformano o mandano messaggi sotto forma di propaganda. Sul piano militare, la guerra in Ucraina, se non succede niente, è stata vinta dalla Russia. E questo però, chi gestisce il potere realmente non lo può accettare, perché se perde è un problema, la Russia se perde è un problema, quindi è un confronto abbastanza complicato. Fa comodo che continui alla malavita organizzata, perché pensano al business della ricostruzione. Chiaramente se vincono le forze NATO, il sottosuolo dell'Ucraina fa, diciamo, da richiamo, quello è il punto, la richiesta del sottosuolo, e gli sbocchi che ci sono nel Mar Nero, insomma verso il Mediterraneo. Quindi è una zona particolare. Sempre quel territorio è coinvolto nel progetto della Grande Israele, quindi dall'attuale Ucraina fino a un pezzettino di Egitto. La striscia di Gaza, nei progetti di questi signori, deve diventare il futuro canale Ben Gurion, quindi è tutto in evoluzione. Nonostante tutto questo, probabilmente, come ho già avuto modo di dire in altre trasmissioni,
L'esito di questo scontro intanto dimostra che, come al solito, l'Europa è il teatro di guerra. Lo è stato nella prima, lo è stato nella seconda, la guerra fredda è stata una terza guerra mondiale camuffata. Di fatto l'Europa è stato penalizzato solo perché è diviso. Poi c'è la quarta, che è quella in corso, che è iniziata di fatto, se vogliamo dare una data più consona, con l'autoabbattimento delle Torri Gemelle 2001, se vogliamo dargli una data più recente, con i fatti di Piazza Maidan 2014, se vogliamo dargli la data che il regime ci racconta, è quella dell'operazione militare speciale russa, ma quella è stata solo una reazione a una situazione ancora peggiore che si sarebbe determinata se Putin non fosse intervenuto. Non sto dicendo che Putin è un santo, Putin sta facendo tutto quello che si può e si deve fare per prevenire una un'eventuale degenerazione di questo conflitto. La NATO decisamente si sta rivelando assolutamente inaffidabile. Prova ne è che pare appunto che sia stato rubato del materiale fissile, quindi nucleare, in Ucraina da parte di intelligence collegata alla NATO, e questo dimostrerebbe, con l'idea di fare un attentato in Europa. Questo dimostrerebbe, spiegherebbe il come mai d'amblè Vladimir Putin si è scomodato per fare una dichiarazione piuttosto strana, ma mi sognerei di attaccare l'Italia. Perché fa questa dichiarazione circa 100 ore fa, ma contate? Perché se scoppia una bomba nucleare sporca, i tecnici sono in grado di capire chi ha prodotto quel materiale fissile, e quindi risulterebbe produzione russa o magari sovietica, e quindi il cattivone sarebbe la Russia. E questo evento, oltre a una tragedia in termini di vite umane perse, solleverebbe un'ondata emotiva certamente contro la Russia, e quindi i signori che governano la NATO da dietro, quindi questa cupola finanziaria, gongolerebbe, perché avrebbero trovato il modo di trascinare tutta l'Europa nel conflitto. Ricordo anche che, secondo i termini diciamo legali della NATO, quando uno Stato che aderisce alla NATO viene attaccato, tutti gli Stati della NATO diciamo, devono intervenire per difesa di questo Stato, e quindi andare contro l'aggressore. Gioco facile, appunto, sarebbe dimostrare che la Russia ha attaccato l'Italia piuttosto che la Francia o la Germania con questo prodotto, in quanto si dimostrerebbe chi lo ha effettivamente generato. Putin è stato abilissimo, non a caso è uno scacchista, a anticipare la mossa. Quindi, nel caso in cui venisse in mente a qualcuno di usare una bomba sporca, tutti sapremmo che è qualcosa che hanno fatto diciamo l'intelligence della NATO. Quindi non dico che sia sventato questo tipo di attentato terroristico di fatto, ma sicuramente un po' di fastidio gli si è dato. Dal momento in cui, mettiamo caso, che si verifica questo attentato in Europa, da un punto di vista mediatico comunque io dubito che i media mainstream occidentali dicono la versione che stai dicendo tu. Questo, su questo, insomma, mi sembra che siamo d'accordo. Quindi, da quel punto di vista, secondo te, come se la giocherebbero? Cioè, quale menzogna racconterebbero ai popoli europei? Beh, l'informazione che Putin non attaccherebbe mai l'Italia, quindi se fosse l'Italia il bersaglio, ha già fatto il giro, e il secondo giro, e il terzo giro, e il quarto giro d'Italia. Quindi non sarebbe possibile per il mainstream raccontare che la Russia è stata la cattivona. Se questo accadesse in Europa, altrettanto sarebbe sventato, perché, fatalità, io ho dato questa informazione durante la trasmissione Vaso di Pandora, con tanto di vabbè, ero sicuro di dare l'informazione corretta.
Qualche ora dopo, un deputato britannico ha ufficialmente detto quello che io avevo anticipato di 24 ore, grosso modo, 36 ore. Molto interessante. E infatti il 20 giugno 2024 viene pubblicato sul canale YouTube Resistance GB un'intervista ad Andrew Bridgen, che sarebbe un parlamentare del Regno Unito, che appunto fa questa dichiarazione abbastanza sconcertante. Ascoltate. I've got defense analysts feeding me Ho information degli about this. analisti nella difesa che mi forniscono informazioni e And they're sono nei saying that there is servizi going to be a e nuclear dicono attack. che ci sarà una detonazione nucleare in Europa. Da chi? Beh, Who bombed it? potrebbe essere una bomba Could be a sporca, dirty voglio bomb. dire. I mean, C'è molto there's materiale hardly any nucleare danger in of giro in that Ucraina, spraying proveniente in Ukraine dai from loro their reattori nuclear nucleari. Per reactors, creare contaminazione bastano degli contaminating all the esplosivi buildings in convenzionali Ukraine, e del sweating materiale nuclear nucleare material e si out. ottiene una bomba They sporca. may have already been set off in the Donbass. Potrebbero essere già state fatte Who knows esplodere what the nell'area del fallout is Donbass. from war? Yeah. E questa So potrebbe they're essere saying la that no false work can be flag done. che dà il via alla guerra. Sì, è così. Si potrebbe fare in molti modi, come l'11 Like 9/11. settembre. Cioè, a parte il far capire che le mie fonti sono abbastanza credibili, fa capire che la questione è molto seria. Molto seria. Tu cosa temi? Ma penso che le decisioni, sono convinto, le abbiano già prese e che quindi ci sia una parte soccombente. Il problema è che la parte soccombente non ci sta ad aver perso. Questo è il punto. Faccio un esempio. Ma veramente avete creduto che ci saremmo arresi così facilmente? Me più non mollerà mai. Noi non molleremo mai. Anche se fare informazione non è facile. Ma aiutarci a non mollare è facile. Vai su meppiu.it/sostieni. Grazie. Chiaro, mi rifaccio alla Seconda Guerra Mondiale. Le forze dell'asse, la Germania in particolare, ma anche l'Italia e il Giappone, avevano ben chiaro che avevano perso la guerra nel 1943. Quindi, tra il 1944, tutto l'anno 1944, gli ultimi 2 o 3 mesi del 1943, e i primi 4 mesi del 45 c'è stato un macello, perché chi perde non ha più nulla da perdere, bisticcio di parola a parte. E quindi la parte soccombente, sapendo che ha un destino soccombente, è disposta a tutto, non ha nulla da perdere. E quindi proprio perché non ha nulla da perdere, è capace di fare dei crimini inenarrabili. Questo è il punto. Non si tratta di temere o non temere, si tratta di prevenire o non prevenire una questione. Quindi l'intelligence nostra, ma quella europea, è indubbiamente un grande compito. Il problema è che l'intelligence europea è doppio triplo giochista, perché ce n'è una parte che indubbiamente lavora per chi vuole lo sfascio totale, cioè chi ha già perso tutto quanto. Ce n'è un'altra parte che invece sta lavorando per il dopo, per la rinascita. Quindi in questa fase storica, non da oggi, da un po' ormai, c'è un confronto serrato tra queste due anime di intelligence. Una, diciamo, non vorrei usare il termine buono o cattivo, ma una, diciamo, fedele alla nuova realtà che arriverà, e un'altra che invece è pretoriana di una situazione a cui stiamo assistendo e che ha avuto negli ultimi almeno 80 anni una sua routine. Quindi Quindi è diciamo che complicato. questa parte di intelligence che si è sviluppata, che pensa al dopo,
è un tipo di intelligence che si è sviluppato nel secondo dopoguerra? Beh, per ragioni anagrafiche sicuramente, ma ci sono delle figure che si possono definire patrioti, non solo in Italia, in tutti gli stati. Punto fondamentale è che noi non sappiamo, noi italiani, non ci immaginiamo, è che tutto il mondo guarda l'Italia, l'Europa in particolare guarda l'Italia e la Russia sta guardando l'Italia. Quindi se l'Italia si solleva l'Europa. Se l'Italia soccombe, è finita per tutti. Quindi è qui lo scontro finale. E noi dobbiamo avere l'approccio non di quello che va in cerca di padrone, ma dobbiamo avere l'approccio, ci piaccia o non ci piaccia, del negoziatore, del patriota, di quella che con la schiena dritta orgogliosamente puntano i piedi, perché altrimenti l'alternativa è di vivere da schiavi, morire da schiavi, ma non con questo tenore di vita, 10 volte peggio, manco ce lo immaginiamo. E tu sei purtroppo sicuro di questo tipo di lettura e di analisi che fai per i vari documenti che hai tirato fuori nei guarda, qua non ci sono documenti desecretati, Leonardo, si tratta banalmente di usare il buon senso. Certo. Questa cupola finanziaria che ha determinato la farsa pandemica ha fatto di fatto una sorta di esercitazione globale, colpo di stato globale, esercitazione globale. Cosa significa? Guardiamo quanti uomini abbiamo nelle istituzioni fedeli e guardiamo quanto è facile piegare il gregge. Una parte di gregge non c'è stata, ha tirato fuori gli attributi. Non tutte le istituzioni si sono piegate, parlo a livello globale. Chi ha patito di più è stato indubbiamente, lo dico con una parola poco bella, l'uomo bianco dell'Occidente, annientato. Quindi questo aprirebbe anche altri ragionamenti, perché chi ha subito di più è proprio l'uomo bianco dell'Occidente, dal cosiddetto vaccino. Quindi uno se pensa male dice perché, come mai? E questo è un aspetto. Come mai sempre in Europa? Questa è un'altra domanda ancora interessante che meriterebbe risposta. Il buon senso qual è? Questi stanno procedendo, hanno dato una stretta anche con il coprifuoco, quindi hanno fatto arretrare le lancette degli orologi di 80 anni al tempo dei bombardamenti. Tu parli del Covid. Sì, certo, parlo del Covid. Hanno violato la Costituzione, hanno fatto tutto quello che si poteva fare per alienare i diritti civili e il quieto vivere. Poi improvvisamente, fino al giorno prima si parlava di Covid, il giorno dopo si è parlato di guerra in Ucraina, il Covid è sparito. Hanno mollato la presa? No, semplicemente hanno modificato l'approccio. L'approccio che è stato applicato da quel momento in poi è strisciante. Faccio un esempio sempre. Nel silenzio hanno approvato il Digital Service Act, quindi la censura. Nel silenzio il nostro amico Draghi ha regalato l'esproprio dei terreni agricoli e l'insediamento di pale eoliche e fotovoltaico, impegnando gli agricoltori a non coltivare, mi sembra, per 99 anni o una cosa del genere, in cambio di 2 spiccioli. Ricordo che il denaro è finto, l'euro non è un denaro garantito da oro, è come giocare col Monopoli. È un po' come dire: guarda Leonardo, mi piace casa tua, mi piace talmente tanto che anziché pagarla 1 milione di euro, che sarebbe il suo prestito, te la pago 10. Tu cosa dici? Lamberto è matto, prendiamo i 10. Poi domani mattina cambio,
non vanno più gli euro, i 10 milioni che io ti ho dato sono carta igienica perché non si usano più gli euro, si usano i copechi, i sesterzi, qualche altra moneta e il cambio è 10 a 1, quindi anzi 20 a 1. Non ti ho dato 1 milione, ma ti ho dato 500 mila. Ho l'autorità di farlo. Sono io che decido, sono io che stampo, faccio io Esatto. le Esatto. Quindi con il sistema che abbiamo oggi possono fare e disfare come vogliono. Per quello che il punto chiave è il denaro, che non deve essere a debito ma deve essere garantito dallo Stato, perché così gli togli la leva di schiavitù. Mi viene una domanda da farti proprio su questa cosa del denaro. Perché? Comunque, alcuni analisti, alcuni esperti in macroeconomia, anche della nostra area, cioè non sto parlando di monetaristi che stanno alla BCE, parlano del fatto che, così, in termini puri, in realtà la creazione del denaro a debito di per sé non è un qualcosa di malvagio, è un sistema di contabilità in un certo senso. È perverso e malvagio, e lo dimostro. Tu fai un lavoro, ok? Non voglio chiederti quanto guadagni, non mi interessa. Mettiamo che guadagni 5.000 euro al mese. Tanti, pochi, non è il punto. Guadagni se lavori. I 5.000 euro che prendi ti devono servire per tutto. Cibo, vestiti, bollette, mettere da parte due soldi, andare in vacanza, comprare la macchina, eccetera, eccetera. Fare un regalino alla fidanzata, eccetera, eccetera, eccetera. Metti che non prendi 5.000 euro, ma ne prendi solo 1.000. Si abbassa il tenore di vita. Se perdi il lavoro, non c'hai soldi, non puoi far nulla. Se invece di essere in quello status di lavorare e quindi avere i denari se lavori, ti stampi il denaro che serve per fare le cose, cambia. Devi comprare la macchina, ti stampi 20.000 euro, 30.000 euro. Devi, te li stampi. Ok? E come vengono garantiti quei soldi? Dalla forza lavoro dello Stato, da noi? Noi siamo lo Stato. Quindi ho fatto un esempio basico per farlo capire. Adesso entro un pochino più nel tecnico. Prima della separazione Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, il Ministero del Tesoro emetteva dei titoli. Titoli del tesoro, buoni, insomma, bot, CCT, eccetera, con un tasso di interesse tipicamente basso, 2%, 2,5%, a 2 anni, 5 anni di scadenze. Tutti i risparmiatori, erano quasi tutti i privati italiani, le aziende, era una rendita sicura. Ciò che non andava venduto sul mercato lo comprava la Banca d'Italia. Quindi tassi bassi, rendita sicura. Quando la gente ciampi, esegue l'ordine di fare la separazione, cosa succede? Che la Banca d'Italia non compra più, non può più comprare titoli del tesoro che non vengono venduti ed espone l'Italia alla speculazione internazionale. La speculazione internazionale per comprare i buoni italiani, non accetta il 2%, vuole il 15%, per esempio, il 20%, faccio degli esempi. Che cosa significa in termini concreti? Che l'Italia si indebita brutalmente perché quando li vende c'ha i soldini, poi quando scadono deve dare i soldini indietro con gli interessi e non avendoli deve fare altro debito per pagare gli interessi. Ecco che si spiega come mai nel 1980 il rapporto debito-PIL è 56%, virtuoso, eravamo lo stato più virtuoso d'Europa, oggi è 137% a salire. Vado oltre. Quel denaro che noi prendiamo a debito, come viene generato?
tu e io andiamo in banca, chiediamo 500 euro, banali 500 euro, non ce li danno perché il foglio da 500 in Italia non gira più insieme a quello da 200 euro giallo. Il percorso di questo 500 euro qual è? Viene stampato da una tipografia privata che si chiama BCE, un foglio da 500. Il costo di stampa, l'ammortamento della macchina, l'operaio che spatta in terra, l'energia elettrica per produrre, la carta igienica del bagno della BCE, 6,80 centesimi a foglio. Ma loro ci scrivono 500 sopra. Quindi già ci guadagnano la differenza tra 6 centesimi 80 e 500, cioè 499 euro, eccetera. Chiaramente la BCE non ha rapporti diretti con noi, in mezzo c'è la Banca d'Italia, la nostra banca. Ogni passaggio c'è una richiesta di interesse, si tratta dei tre signoraggi. La BCE presta 500 euro alla Banca d'Italia e ci mette un interesse sopra, mettiamo di un euro. La Banca d'Italia presta quei 500 euro alla nostra banca e ci mette un altro euro di interesse. La nostra banca dà a noi 500 euro e ci mette un altro euro di interesse. Quindi noi ritiriamo 500 euro, ne dobbiamo dare 503 indietro, di cui 3 di interesse, ma la BCE ci ha guadagnato anche la differenza tra 6 centesimi 80, che è il costo vero, e 500 euro che ci scrive sopra. Quindi è ovvio che per la BCE è più conveniente stampare dei fogli da 500 euro che da 5 euro, perché il costo più o meno è uguale. Non cambia tanto tra stampare 20 euro, 100 euro, 500 euro, 5 euro. Quindi il denaro a debito perché è una sciagura? Perché lo Stato che prende il denaro a debito e rinuncia ad essere lui l'emittente è ricattabile, è ricattato. E chi gestisce il denaro? Noi adesso stiamo usando denaro che si chiama fiat, cioè garantito da niente. La definizione è che i cittadini riconoscono l'autorità dell'ente emittente, cioè noi riconosciamo che la BCE ha autorità per farlo. Quindi banalmente, se noi ci dicessimo noi non riconosciamo più l'autorità della BCE, potremmo fare a meno dell'euro. Il concetto, e concludo, è un po' come quello del Monopoli. Durante il gioco siamo tutti contenti, come dico sempre, quando abbiamo Parco della Vittoria o gli alberghi o le quattro stazioni, quando abbiamo un pacchettino di fogli rossi, ma poi finisce il gioco. Quindi avere il denaro a debito è una iattura perché lo presta qualcuno allo Stato, quindi lo Stato non è libero di decidere come gestire il denaro, e quanto spendere, quali sono i tassi di sconto, vero? Faccio un altro esempio brutale, terremoto ad Amatrice, non ci sono i soldi. Allora, dire che uno Stato non ha i soldi è come dire che un ingegnere non ha i chilometri per progettare un'autostrada. È un non senso. È ovvio che se quello Stato deve prenderli a prestito, i terremotati si attaccano al tram, i pensionati si attaccano al tram, eccetera, eccetera, perché devi restituire. E perché li devi restituire? Perché c'è stato un criminale che si chiama Mario Monti, che ha messo il pareggio di bilancio in Costituzione. È un criminale. Quello è il nome, non statista o politico, criminale, perché ha messo l'Italia con il cappio al collo e un piombo ai piedi. Quindi, invece, nella realtà della macroeconomia, il debito pubblico è sano, perché se uno Stato ha del debito pubblico vuol dire che è vivo. Cosa significa? Lo Stato costruisce un ospedale? Costruisce una strada? Sì. Per farlo emette dei titoli con un interesse basso, sicuro, e i cittadini comprano i titoli. Lo Stato c'ha i soldi, restituirà quei soldi con gli interessi e costruisce qualcosa che deve produrre reddito. Questo è virtuoso. Se invece lo Stato per costruire quell'ospedale deve prendere dei soldi a debito, prende, che ne so, 10 milioni di euro e deve restituire 12.
E cambia molto. Cambia molto. Considera che questo si somma a tutto il debito pregresso. Noi adesso abbiamo accumulato 400 miliardi di interesse. È follia. Un conto, scusa se ti interrompo, se il debito ogni anno, certo. Quindi ogni un anno. Conto è se il debito essenzialmente è un termine per indicare un sistema di contabilità tra lo Stato e lo Stato, e un conto invece se è un termine per indicare una contabilità tra lo Stato e un ente terzo. Che un ente terzo privato. A un certo punto può dire adesso mi paghi. Un ente terzo privato. La BCE è privata, come sono private le nostre banche. Ora, i denari che noi abbiamo in banca non sono più nostri, sono della banca. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Nel momento in cui noi mettiamo un euro sul nostro conto, o un milione di euro, o un miliardo di euro sul nostro conto, diventa della banca. Gli unici euro garantiti dallo Stato italiano, così come dallo Stato tedesco, eccetera, sono quelli in moneta, che sono lo 0,03% del totale. Il 99,97% del denaro restante, cioè quello di carta e quello che gira a livello digitale, è tutto a debito. Come lo creano il denaro? Allora, ogni fino al 2011 si chiama riserva frazionaria o riserva obbligatoria. Fino al 2011 accadeva che ogni 22 euro che tu e io mettevamo sul nostro conto, la banca creava 100 euro dal nulla e li prestava. Dal 1 gennaio 2012 ogni euro che mettiamo, quindi ne basta uno, la banca crea 100 euro dal nulla. Facciamo un esempio più efficace a livello di impatto. Tu e io mettiamo un milione a testa sul nostro conto. Siamo ricchi. Abbiamo fatto sesso per la notte. Mettiamo un milione di euro sul nostro conto. La banca crea 100 milioni dal nulla e li presta a un tasso di interesse. 100 tuoi creati dal nulla e 100 miei. Quindi 200 milioni in tutto. Mettiamo che presti un milione di euro a 200 persone, per fare l'esempio. Di queste 200 persone, 198 restituiscono il prestito con degli interessi, quindi la banca con solo 2 milioni messi sul conto ne crea 200 e con gli interessi ne incassa 230. Due persone delle 200 a cui ho prestato un milione a testa non riescono a restituire perché hanno un impiccio, hanno perso il lavoro, eccetera. La banca gli porta via tutti i beni reali, quindi casa, macchine, proprietà, eccetera, che hanno messo a garanzia. Facile così. Sì. Questo la massa delle persone non lo sa. E pensa di essere ricca perché c'ha, che ne so, 100.000 euro in banca. Sono coriandoli. Fa ridere, ma non fa ridere. Perché comunque la condizione... Proprio perché il denaro è a debito e proprio perché il denaro è privo, questo nostro che abbiamo, privo di garanzie. La soluzione è efficace. C'è la soluzione. Non è che non c'è. E attualmente sul pianeta Terra... Che a te risulti esiste qualche paese che invece è rimasto con un sistema virtuoso di creazione del denaro, con un debito sano, che è proprietà dello gli Stato? Gli stati canaglia sicuramente. Okay. Gli stati canaglia sono quelli dove non c'è la banca Rothschild dentro, quindi Iran, Corea del Nord, Siria, Venezuela. Poi in effetti nel 2020 la Russia è riuscita a svincolarsi dalla banca Rothschild, nel senso che c'è ancora, però è stata messa in minoranza, quindi non ha più il 51%, ma il 49%. Molto interessante. Quindi, perché infatti una cosa che mi veniva da farti... Scusami? No, lo scenario sta un po' cambiando. C'è un mondo multipolare che sta venendo avanti e c'è un mondo dollarocentrico gestito da questa cupola finanziaria che sta crollando. Quindi nel caso, torno all'inizio della domanda tua, non arrivi il salvatore, magari,
deve essere il popolo italiano che alza la testa. Probabilmente qualcuno non si renderà conto mai di quello che sta accadendo, buon per lui. Poi un giorno, quando si renderà conto che la festa è finita, sarà tardi. In un'intervista a Border Nights mi è interessato molto un tuo accenno riguardo il ruolo della massoneria all'interno di questo contesto che stiamo costruendo e che stai illustrando adesso. E hai detto in una frase molto semplice, guardate che non sono i massonerie, non sono le logge massoniche che in questo momento stanno creando quello che poi viene comunicamente chiamato nuovo ordine mondiale, cioè nel senso che in realtà sono altre entità. Sì. Allora la domanda che mi verrebbe da farti è innanzitutto chi sono queste entità che hanno essenzialmente ad esempio creato la psicopandemia, che stanno portando avanti una guerra contro la Russia, se vogliamo. Poi ci sarebbe anche un'altra domanda da farti, ma semmai te la faccio dopo. E che ruolo quindi ha la massoneria oggi all'interno di questo contesto? Allora, descrivo tutto in dettaglio nel primo volume dei miei due libri, L'altra storia d'Italia. Nel secondo volume c'è la fase attuale, ma va colta nel primo, perché è là che c'è la struttura e come è fatto il sistema. La massoneria ci viene descritta come il male assoluto, ma male assoluto non è, c'è ben altro dietro. Allora, gli 8 miliardi, diciamo, di popolazione terrestre, mal contati ovviamente, sono rappresentabili in un tronco cono, con un tronco cono, cioè una piramide senza la punta. All'interno di questo tronco cono c'è il popolo, i vertici religiosi, i governi, le multinazionali, le grandi banche, le società segrete, eccetera. I massoni, ovviamente, ma sono in basso, sono in alto. E chi è nella punta della piramide non è nemmeno, non si considera nemmeno a contatto, è sopra, come nell'immagine del dollaro. Sono pedosatanisti. È un'altra cosa. È come confrontare una Ferrari biturbo e un triciclo. Chi va più forte? Allora, per diverso tempo questa elite pedosatanista, controllando i mezzi di informazione, eccetera, ci ha raccontato che la massoneria è il male assoluto. Quindi tutti quanti, giustamente, dicono: le massonerie sono il male assoluto, i massoni sono degli assassini, i massoni sono tutti. Ma non è assolutamente vero. I massoni sono personaggi, alcuni interessanti, altri pittoreschi, altri davvero molto esperti con tanta conoscenza. Altri magari sono diventati massoni pensando di fare business, altri perché fa di moda, fa figo. In realtà la massoneria ha una sua connotazione molto precisa di conoscenza. E c'è la fratellanza massonica. Preciso che io non sono massone. Conosco perché ho parlato con molti di loro, ne conosco e non posso assolutamente dirne male perché sarei un falso. Grazie a loro ho imparato tanto e se dico queste cose è perché ho avuto riscontro che ciò che mi è stato raccontato effettivamente è vero. Quando ci raccontano di massonerie deviate, in realtà forse non si tratta più di massonerie, ma si tratta proprio di criminali, che è un'altra cosa, che magari sono anche massoni. Quindi non è la massoneria deviata, è quel soggetto che è un criminale e che, fatalità, fa parte anche di una loggia massonica. Non è il contrario. Sì. Mi verrebbe voglia di fare qualche nome. Però poi finisce male. No, no, non lo È faccio. libero. No, 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 non lo faccio, non lo faccio.
però c'è qualcuno che ha trafficato e traffica, per esempio, in armi e che ha goduto di tanti benefici perché magari era a capo anche di qualche società segreta in Italia, tipo la Fabian Society, e ma sta per finire anche la festa per questo qua, perché i suoi veri protettori sono finiti nei guai. Non mi dire, non ti dirò chi è, però mi è venuto un dubbio, ma non lo dirò neanche io. E non fare nomi. E quindi il male è pedosatanista. Là è, là è da là che parte il problema, quindi non la massoneria. Tu per pedosatanisti, adesso mi rendo conto che l'argomento diventa molto pesante e molto anche rischioso, ovviamente, però nei limiti in cui se ne può parlare, i documenti che tu hai trovato che parlano della vera punta, tu ne parli nei tuoi volumi, dai un excursus di questo? Ne parlo un po'. Ok. Ne parlo un po', non è il centro dei due volumi, è l'altra storia d'Italia, non è parlare dei pedosatanisti. Certo. È ovvio che devo parlare anche di questo aspetto perché fa parte del contesto. Non ci sono dei documenti che dicono, per esempio, Tizio è pedosatanista. Però, anche qua mi piace fare degli esempi concreti, così chi ascolta si rende conto. Quando viene distrutto il Sud Italia, con l'operazione di Garibaldi, chi la progetta sono i soggetti di questa cupola finanziaria anglo-francese. La banca Rothschild di Parigi e la banca Rothschild di Londra in primis, con i loro consociati, quindi Salomon, Amrow, DuPont e compagnia. Tutti i nomi che sono nel primo volume. A livello un po' più basso c'è Gladstone, che è il primo ministro britannico. È lui che, insieme a Temple e all'ambasciatore Hudson, delineano un pochino più in dettaglio questa operazione, lasciando all'ambasciatore Aston e all'ambasciatore britannico a Torino il compito di essere il regista. Gladstone, oltre a fare il politico di rango, è anche un filantropo. E che cosa fa per essere un filantropo? Raccoglie le donne di strada e i loro figli legittimi. Quindi c'ha la linfa fresca. E quando viene distrutto il sud per propiziare il buon esito dell'aggressione da parte di Garibaldi e di altri circa 95.000 soggetti che gli stanno appresso, cioè 35.000 soldati britannici, 55.000 circa avventurieri avanzi di galera, 1.489 a memoria garibaldini e 3.500 sardi che l'ambasciatore Hudson fa addestrare in segreto, navi cannoniere britanniche, cioè, è molto diversa la storia del sud rispetto a quello che hanno raccontato. Ci sono 160.000 deportati del sud, popolazioni del sud, e 100.000 morti, impalati, impiccati, bruciati nelle case perché non volevano firmare l'annessione a Vittorio Emanuele II. Allora, affinché accada la buona riuscita, il nostro amico Gladstone fa un sacrificio di bambini senza precedenti. I bambini se li procura da solo perché sono i trovatelli e i figli delle donne di strada che lui ha, fra virgolette, tratto in salvo. Il sacrificio, o sacrificio come è stato scritto da qualche parte, viene consumato in una villa vittoriana a nord di Londra. Queste cose qua che ti sto dicendo non le ha mai raccontate nessuno. Quindi ho determinato un esempio specifico per far capire
come funziona il giochino. Gladstone non è nella punta della piramide, ma deve fare il lavoro sporco per conto di quelli. Così è preciso. È sempre stato così. Ma veramente avete creduto che ci saremmo arresi così facilmente? Me più non mollerà mai. Noi non molleremo mai. Anche se fare informazione non è facile. Ma aiutarci a non mollare è facile. Vai su mepiu.it/sostieni. Grazie. Allora, questi signori fanno queste cose da almeno 6-7 mila anni. Non è una cosa di due secoli fa. C'è scritto anche nella Bibbia. Isacco e Giacobbe, sacrificio del figlio primogenito. La punta deriva, è composta, diciamo, da quantomeno tre etnie, i Kazari, che si spacciano per ebrei aschenaziti, ma non sono né ebrei né aschenaziti, i mesopotamici, quindi derivano dall'antica città di Ur, e i fenici, antichi fenici, quelli che popolavano l'attuale Libano e Israele, attuale. Quindi da là sono successe un po' di cose. Poi, altra cosa simpatica che questi fanno, ogni certi intervalli di tempo cambiano cognome oppure tengono il cognome della madre, quindi diventa complicato rintracciare l'origine. C'è un libro interessante di un amico, si chiama Diego Marin, si chiama Il sangue degli illuminati. È interessante. Ok. Riguardo la questione del sud, riguardo la questione meridionale, adesso c'è una serie televisiva Netflix che sta diventando molto popolare in Italia, non so se l'hai sentita, si chiama Briganti. Ne hai sentito parlare? No, hai... non ne ho sentito parlare, io non ho Netflix, non lo voglio avere, cerco di evitare. No, neanche io, ce l'ho, però degli amici mi hanno raccontato, fai bene. Però degli amici miei mi hanno raccontato che questa serie televisiva è abbastanza particolare perché racconta, per la prima volta, credo, oppure insomma, una delle prime volte, l'altra versione, la versione dei perdenti, cioè la versione appunto dei briganti che sono stati conquistati. E quindi ovviamente si è aperto un vaso di Pandora perché i vari Barbero, i vari storici blasonati dal Rai 1 hanno iniziato a criticare di revisionismo storico questa, diciamo, questa serie televisiva che invece fa vedere che questi traballa la poltrona, traballa la poltrona. Esatto. Se, adesso ovviamente non hai mai sentito parlare della serie televisiva, quindi magari non ne sai nulla. Però potresti immaginare da un punto di vista così analitico per quale motivo, perché è particolare comunque una serie Netflix, vuol dire che è finanziata da lor signori, che però raccontino una storia che è in un certo senso un controsenso rispetto alla loro narrazione. Guarda, qua si va... Allora, io sono abituato a ragionare in questo modo. C'è il documento, mi dice che Leonardo c'ha un maglione grigio. Ci sono altri due documenti che dicono che Leonardo c'ha il maglione grigio. C'è un quarto documento che dicono che Leonardo c'ha un maglione grigio con dei punti neri. C'è un altro documento che dice che Leonardo è il maglione grigio. Allora Leonardo è il maglione grigio. Se i documenti dicono che ce l'ha grigio, no, io ho visto ce l'ha rosso, no, ce l'ha arancione, tra quei documenti c'è la verità, ma nel dubbio non mi espongo, perché se io scrivo in un libro azzardo, a pelle secondo me è così, e poi viene fuori un pacco di documenti che dimostra il contrario, tutto il lavoro che io ho fatto diventa letame. Quindi, con molta prudenza, questa è la premessa. Allora, il perché Netflix, che è finanziato da soggetti noti,
faccio una cosa del genere, onestamente non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro perché hanno fatto una cosa del genere. Curioso, perché dobbiamo anche tener conto di un altro aspetto. Lo diceva Giulietto Chiesa a me, l'ho detto tante volte, ma non è sempre facile far mente locale. La punta non è, è unita, ma è in contrasto. Cioè, hanno uno stesso salvadanaio, che è la Bank of International Settlement, la BIS a Basilea. Ogni famiglia ha la sua banca, ma sono in lotta furiosa tra loro. Quindi potrebbe essere una svista, cioè c'è sfuggito. Potrebbe essere che, dato che esiste uno stato profondo, cioè questa cupola finanziaria, e un'altra realtà, quindi le cupole sono, diciamo, due sostanzialmente, i cattivi e i cattivissimi, non ci sono buoni e cattivi, cattivi e cattivissimi. Può essere che sia uno sgambetto dell'altra parte. Allora, se fosse così, sarebbe anche simpatico, perché finché si mangiano e si mordono tra cani, va bene, l'importante è che non vengano a mordere noi. Non ho idea, ecco, bisognerebbe indagare meglio. Comunque, riguardo la tua iniziativa, vuoi fermarti? Fermati. Ma, non è mia, intanto. È di tutti. Vuoi dire qualcosa riguardo? Ecco, insomma, sì, parliamo. Sì. Non sono io l'ideatore, ci mancherebbe altro. Banalmente, tutti i gruppi che mi hanno invitato e che hanno invitato me, mi hanno indicato, che ne so, Fracassi piuttosto che Bolognone o altri, insomma, a qualche conferenza, a un certo punto mi hanno detto: ma tu conosci tutti i gruppi, ma tra di noi non ci conosciamo, puoi fare qualcosa? E allora mi è venuta l'idea di fare una videoconferenza coinvolgendoli tutti quanti, così finalmente si sono conosciuti tra di loro. E in quell'occasione ho detto: beh, già che ci stiamo conoscendo finalmente, proviamo a vedere quanti siamo. Mandiamo una comunicazione, si è deciso insieme, mandiamo una comunicazione ai vertici dell'Unione Europea, del nostro governo, Presidente della Repubblica, von der Leyen, qualcuno anche sindaci, con cui, diciamo, con questo contenuto, politici o con il popolo o con l'elite. Quello che, facendo i conteggi, considerando che a quella videoconferenza c'erano i referenti dei gruppi, non tutti gli appartenenti insieme, se no non sarebbe stato possibile fare la videoconferenza. Considera che abbiamo fatto due turni per quante persone c'erano. Quindi due o tre turni, non mi ricordo neanche. Siamo a metà febbraio. Dopo, direi, 10-12 giorni ci siamo ritrovati e, sommando tutti i gruppi, le rubriche dei vari appartenenti ai gruppi, una bella somma grande 1.826.000 tra mail e PEC, poco più, quindi un numero micidiale. Che cosa si è deciso quindi di fare sempre tutti insieme? Proviamo a individuare delle priorità che il governo italiano può fare domani mattina, misurabili domani mattina. Quindi non qualcosa, per esempio, pretendiamo di ripulire le spiagge. Se anche fai il decreto domani mattina e inizi domani mattina a pulire le spiagge, ora che le hai viste pulite passano 3-4 anni più o meno. Quindi qualche cosa che sia visibile subito. E sono stati individuati questi punti: pace e neutralità, visto che c'è l'articolo 11 della Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra. Libertà di cura, cioè no al diktat dell'OMS, indipendenza alimentare, quindi no farina di grilli, no carne sintetica, no OGM, grani antichi, tutela del nostro settore enogastronomico. Legalità nel Mediterraneo, perché
non scappano da nessuna guerra, stanno applicando il piano Calergi, ovvero 250 milioni di non europei in Europa entro il 2050, di modo che una Russia cristiana ortodossa abbia ben poco a che spartire con un'Europa occidentale macedonia, con un aggravante. La popolazione europea autoctona, quindi gli europei effettivi, si trovano ad avere un abbattimento del proprio stipendio e salario perché c'è manodopera a basso costo, quindi diventiamo la Cina de no altri, come dicono in Veneto, cioè basso livello, qualità di vita bassa, speranza di vita bassa. In più c'è un altro aspetto, questi signori che arrivano qua deportati sono i fortunati, posto che, ripeto, non scappano da nessuna guerra, e se ci fosse una guerra sarebbe provocata dalla cupola di qui sopra. I migliori, più giovani, più prestanti finiscono nel mercato illegale d'organi, quindi cornea, polmoni, fegato, pancreas, viene smontato e buttato nel Mediterraneo la carcassa. Questa è la realtà. Piace? Non piace? Pazienza. La realtà è questa. Sono complici le ONG e tutte le società onlus più o meno note che coprono tutto questo business. Perché, lo ripeto chiaro, nel mercato illegale di organi, grazie all'esubero di offerta determinata da questi disgraziati che qualcuno malvagiamente deporta qua, fa sì che il prezzo totale degli organi dell'essere umano sia intorno ai 100.000 euro nel mercato nero. Prima era circa 500.000, quindi vuol dire che c'è tanta carne al fuoco, cioè tanti esseri umani da uccidere, smembrare e usare. È la cruda realtà, brutta, ripeto. Poi ci sono tre aspetti, tutti macroeconomici. Eliminare quel 95% di capitale privato che controlla la Banca d'Italia. Non esiste che la banca di Stato sia in mano ai privati, deve essere pubblica. Lo è sulla carta, ma c'è un'ingerenza privata del 95%. Euro garantiti dallo Stato significa che l'articolo 128, comma 2 del trattato attuativo di Maastricht. Cosa dice? Gli stati membri, quindi l'Italia, possono coniare monete e stampare carta moneta di valore diverso da quello in corso legale in Europa, purché sia utilizzabile solo all'interno dello Stato medesimo. Tradotto, noi possiamo stampare o coniare monete domani mattina da 5 euro, moneta da 5 euro, da 20 euro, da 50 euro, da 1000 euro, purché siano utilizzabili solo in Italia. Fogli di carta con scritto 1000 euro, 600 euro, quel che è. L'importante è non la carta moneta da 5, 10, 20, 100, 200, 500. Cosa significa in pratica? Avere del denaro vero, garantito dallo Stato. Si possono fare operazioni da 1000 miliardi l'anno. Tradotto significa che in 3 anni siamo a livelli del 1991, quando eravamo la quarta potenza economica del mondo. Ultima cosa, una banca pubblica ci vuole, perché se noi abbiamo la banca che è diventata tutta italiana, pubblica, abbiamo i denari veri e li mettiamo nelle banche attualmente in uso, che sono tutte SPA e appartengono a banche estere, una banca SPA fallisce come fallisce un'azienda che faccia batte. La fanno fallire subito perché ci sono i soldi veri. Quindi serve una banca pubblica. L'idea è quella di trasformare in ente pubblico o in istituto di diritto pubblico il Monte Paschi di Siena, che è la banca più antica del mondo ed è italiana, e ci hanno messo gli occhi sopra loro signori, in cambio danno la tangente a qualche politico, e qui chiudo la bocca, e il Mediocredito Centrale, che è sfuggito alla svendita delle proprietà del Ministero del Tesoro. Quindi, però è un SPA e quindi può fallire. In questo modo ci sarebbero sportelli per tutti i cittadini, avremmo il denaro vero,
saremmo virtuosi. Nel giro, ripeto, di 3 anni cambierebbe veramente in maniera radicale. Amatrice sarebbe ricostruita in un anno, eccetera, eccetera. Si andrebbe verso la piena occupazione, salari e stipendi più alti, potere d'acquisto, e sarebbe la strada per sganciarci definitivamente da un sistema di schiavismo, perché con il denaro a debito lo Stato è schiavo e sono schiavi gli abitanti. Noi, certo. Altra cosa fondamentale, sistema economico. Queste sono cose che si devono pretendere dal governo, non si va a negoziare. Perché se vai a negoziare con quella gente, o ti mette una pistola in bocca, o ti mette 20 milioni di euro sul tavolo, o ti crea lo scandalo. Si pretende. E come si fa a ottenere? Ci si astiene dal lavoro. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni, 20 giorni, 40 giorni, 60 giorni, quello che serve. E uno Stato, se viene bloccato nei servizi, nella logistica, può resistere al massimo 4 giorni, 5 giorni, nella migliore delle ipotesi. Quindi queste sono regole che insegnano quando si fa, insomma, vecchio retaggio di quando ero militare. Per cui usa le loro armi contro di loro. No, perché adesso mi piacerebbe ritornare un attimo sulla tua biografia. All'interno di quella biografia c'è scritto che tu hai fatto parte anche del Genio. Sì, ero nel Genio Pontieri. Orgogliosamente. Io non so nulla a riguardo. Ci vuoi magari parlare un po'? La specialità è quella di, diciamo, esplosivi e ponti. Quindi devi saper minare, sminare, devi sapere distruggere e devi sapere costruire. Quindi nel caso di ponti, quando ci sono calamità naturali, viene usato subito il Genio Pontieri, che ha sede a Piacenza, è un nostro orgoglio nazionale, perché veramente, non perché ne ho fatto parte io lo dico perché la realtà è un corpo di elite, di fatto, perché quando tu ti trovi non in teatro di guerra, ma durante, per esempio, lo straripamento di un fiume, un allagamento o un terremoto, il ponte è fondamentale. Sia un'interruzione sul terreno, sia un eventuale crollo di un ponte su un fiume deve essere ripristinato. E questo è uno scenario. Poi c'è l'altro teatro, che è quello bellico. In caso di teatro bellico la situazione si complica, ovviamente, quindi là è fondamentale certamente il coordinamento e la velocità di esecuzione. Si possono costruire dei ponti anche veramente importanti. Un'esercitazione che si faceva sempre era sul fiume Po, quindi non è certamente un torrentello, e in maniera opportuna un ponte lo costruisci in qualche ora, quindi è fattibile. Sì, in qualche ora. Impressionante. Chiaramente addestrato. È molto bello vedere, per esempio, il ponte del Redentore, che è un po' una cosa un po' anche storica da guardare a Venezia, quando c'è la festa del Redentore. E se no, se c'è l'opportunità, andare a vedere le esercitazioni sul fiume Po del Genio Pontieri, davvero è impattante, è bello. E questo tipo di esperienza come? Come? Scusa, non ho capito, ripeti? Ovviamente è un po' rischioso, perché quando sei in un torrente in piena è un conto, ma se sei in un fiume in piena ha dei suoi, insomma, particolari. Però vengono costruiti in massima sicurezza e il personale è decisamente molto addestrato, molto. E poi, insomma, negli anni si creano anche rapporti molto belli, insomma, notevole, bella esperienza. E questo tipo di esperienza come ti ha formato per poi scrivere L'altra storia d'Italia? C'è un nesso? No, la passione per questo è stato casuale. Indubbiamente la curiosità e il perché degli eventi è una cosa, perché a noi hanno sempre raccontato la storia sotto forma di elenco di guerra con vincitori e vinti, che è noia, è mortifera. Non ti viene voglia di dire, dai, oggi non so cosa fare, studio storia. Ti viene da dire, andate a spendere, no?
E se invece ce la raccontassero, se la proponessero dicendo: Leonardo, adesso vediamo chi è il mandante della seconda guerra mondiale. Diventa leggermente interessante, certo. Chi è, qual è il movente? Cambia. Chi ci ha guadagnato veramente? Chi ci ha perso veramente? Beh, cambia tutto, perché il problema è che se ce la raccontano così, dopo capiamo come funziona il meccanismo e ci ribelliamo. Quindi, lunga vita ai ribelli. Eh sì, assolutamente, lunga vita. Riguardo alla questione meridionale, infatti, è molto serio, perché ci fanno il lavaggio del cervello da quando andiamo a scuola. Sì, assolutamente sì. È un qualcosa che io, appunto, essendo uscito dalla scuola poco tempo fa, mi rendo assolutamente conto. Purtroppo il mondo della controinformazione e della controcultura e il mondo scolastico che io per un periodo ho vissuto in tandem è stato un grande paradosso da far conciliare, che di fatto non ho conciliato, cioè, nel senso che la scuola è di fatto un organo di propaganda per la manipolazione mentale, punto. Non c'è altro, sì, non sì, c'è altro scopo. Purtroppo. Manipolazione mentale, peraltro fatta male, però martellando alla fine il risultato arriva. L'importante è recitare per bene la poesia, la filastrocca, quello che ti viene raccontato come il bersaglio da raggiungere. Il problema è che così non ci si abitua a chiedersi perché, ma ad avere una soluzione pronta che devi recitare. Invece bisogna imparare a chiedersi perché e trovare delle soluzioni. Quindi, tornando alla tua domanda, chi mi ha aperto molto le porte sono stati Monsignor Claudio Celli e Yuri Karlov, sottosegretario di Stato e l'ambasciatore sovietico in Santa Sede. Grazie a loro sono entrato in contatto con tanti personaggi, di qui anche i massoni di alto livello che ho conosciuto, ma non solo, militari, politici, persone delle istituzioni, insomma più o meno noti, qualche agente ovviamente, italiano e non solo. Sono stato in più archivi, tra cui quello britannico, e quindi l'ultimo step è stato quello di incontrare Giulietto Chiesa. Se ci sono questi due libri, di fatto è colpa sua. Lo dico con una battuta, ma non è tanto lontano dal vero, perché speravo che li scrivesse lui, perché diciamo nella mia testa dell'epoca vado indietro al 2022, quando poi alla fine mi sono deciso a procedere. L'ultima volta che ho parlato con Giulietto Chiesa è stato settembre del 2019, non sapevo che sarebbe stata l'ultima volta a Modena, ed è stato l'ultimo mio tentativo per dirgli: fai, ti aiuto, scrivo, faccio, però fai tu. Probabilmente il suo rifiuto, quando mi diceva, avrebbe avuto un sapore diverso, perché penso che temesse che qualcuno avrebbe detto che era magari farina russa, invece non c'entra nulla la Russia. Il contenuto di questi due volumi è una fotografia asettica che deriva dai documenti. Purtroppo i documenti rivelano una realtà che chi è pronto a recepirla ha il quadro preciso e dice: porca miseria, fa schifo, ma torna tutto. Perché questo è un po' l'animo che può, così, il sentimento che può scaturire. Se una persona non è pronta, e mi riferisco purtroppo a quel 40% di italiani che non, anche se gli metti il documento sotto, si gira dall'altra parte. Quelli continuano a credere che a Natale arriva Babbo Natale con le renne, tutto bello. Non è così, è un po' diverso, un po' molto diverso. Quindi ci si concentra sull'altro 60%, perché è fondamentale. E quindi così è nato tutto quanto. Non era nei programmi, proprio assolutamente.
quando Giulietto Chiesa, appunto a Modena, a settembre del 2019, mi disse: se non pubblichi sei un vigliacco, per me è stata una pugnalata. Non in quel momento là. Dopo, quando è venuto a mancare l'anno dopo, è stata una costante: faccio o non faccio, faccio o non faccio. Poi, insomma, sono successi un po' di fatti, alla fine siamo qua a parlare. Però, ecco, la cosa interessante è che, sì, se posso dare un numero, io pensavo di cavarmela con 50-100 copie vendute a parenti e amici. Non ti so dire il numero perché sarei in difficoltà, non ho idea di quanti ne siano stati venduti. Posso dirti che ho presentato io direttamente i due volumi a circa 20.000 persone dal vivo in un anno e mezzo, tutta Italia. E visto che hai questa, diciamo, comunque un campione, insomma, considerevole di italiani, dov'è che ottieni i volti più sbigottiti? Su quale parte? Su tutto. Ah, di tutta la storia, qual è quella che meraviglia di più? Sì, quella che gli italiani sentono più propria e che quando gli racconti invece come è andata veramente, li vedi proprio che cadono dalle nubi. Allora, faccio un esempio. Nel sud Italia sanno tutti come è andata la storia, cioè tutti, in gran parte lo sanno, sono delle tigri. Sono tornato entusiasta da Napoli, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria. Entusiasta. E quindi loro non li sorprendi per quello che gli racconti a grandi linee sanno. Magari sorprende che qualcuno da Bologna gli racconta la loro storia vera con i dettagli e col resto della storia. C'è uno schema di dominio che questa cupola attua, lo attua 4 volte in Italia, lo stesso schema. Il sud l'ha patito 4, noi nel centro-nord 3. Quindi nel sud Italia sono desiderosi di rivalsa. Sono stati rappresentati tipicamente da politici criminali, quindi hanno certamente voglia di riscatto. Nel nord Italia magari qualcuno è rimasto un po' basito per la storia del sud, si aspettavano Garibaldi l'eroe. Va detto che chi viene alle mie presentazioni ha già magari maturato qualcosa, quindi non è completamente a zero, qualcosa più o meno si immagina che sia diverso. Ovvio che quando faccio un incontro dura sempre 2 ore e mezzo, 3 alla fine con le domande e entro in dettaglio, non è una cosa superficiale, rispondo a tutte le domande senza censura perché non ha senso, come ho fatto il libro senza censura, l'editore non ha censurato una virgola, meno male. Quindi chi si prende in mano questi due volumi può vantare di avere un pezzo di storia senza tanti veli dietro. Ma guarda, per esempio, sempre tornando alla tua domanda, mi aspettavo che molti dicessero qualcosa per Mussolini ammazzato da un killer britannico. Nessuno ha fatto una piega. Nessuno mai. C'è curiosità molta su Ustica Bologna, che mi ha creato non pochi impicci proprio per le minacce e le intimidazioni che ho ricevuto. Ho fatto una ricerca basata sui fatti, tecnico fattuale, come tutti i libri. Beh, c'è molta differenza dalla versione attuale, cioè la versione, diciamo, più che attuale, la versione ufficiale attuale e la realtà dei fatti. Quindi sì. Quella colpisce abbastanza. Quella com'è? Colpisce. Su Camillo Benso Zahur. Non ho capito, scusa. Su Camillo Benso di Cavour. Ma allora, nel libro ne parlo, nel primo volume ne parlo molto.
a noi ci ha descritto come un ospietato burocrate figlio della cupola finanziaria massonica. Lui in realtà ha molte relazioni con loro perché ci è cresciuto fin da bambino, ma lui paga con la vita il fatto che non vuole che l'Italia si indebiti con le banche di loro signori. Chi viene ricattato e accetta il denaro a debito è Vittorio Emanuele II, che lui rovescia la scrivania addosso per questo. Lui, Cavour, voleva un'Italia autogestita dagli italiani con l'emissione di buoni del tesoro. Invece, in questo modo, i Rothschild, dico loro perché sono i principali fautori, ma ci sono altri gruppi bancari, evidentemente. E agganciano Vittorio Emanuele II con i patti di Plombières 1858 e da allora non ce li siamo più tolti dal tacco della scarpa, sono attaccati come delle zecche. Stesso i gruppi finanziari che hanno comprato l'Italia sul Britannia col colpo di Stato del 1992. Sempre loro sono i mandanti di Moro, sono capaci, cioè, è tutta la fila. Ci hanno trascinato nella prima guerra mondiale, ci hanno trascinato nella seconda guerra mondiale, hanno finanziato la resistenza, sempre la stessa mano. Quindi Quindi anche il cambia colpo di parecchio. Stato che... Certo. Quindi anche il colpo di Stato che c'è stato nella prima guerra mondiale, perché poi di fatto, stando anche a quello che dici tu, nessuno voleva andare in guerra nella prima guerra mondiale, c'è stato un colpo Nessuno di vuole Stato. andare in guerra. Certo. Di fatto è stata un'operazione false flag anche quella. Sì. Non lo dico io, lo dicono i documenti, ovviamente. No, sì. Sì, poi c'erano gli interventisti, ma insomma erano quattro Gli gatti. interventisti erano pagati da loro signori. Ah, quindi neanche quelli. Neanche loro. Eh sì, eh sì. È un teatro. Impressionante. Quindi. Impressionante. Allora, grazie Lamberto per questa fantastica intervista. Io ti ringrazio veramente con tutto il cuore, sei stato fantastico a rispondere anche a queste domande, insomma, un po' collaterali che forse erano più curiosità personali che cose che potessero interessare forse il pubblico, ma ci saranno altri appuntamenti, spero. Ci sarà sicuramente un'intervista in fisica in presenza con te, dove faremo un excursus molto più, diciamo, interessante e didascalico. Entrando nel dettaglio, insomma, di questa opera Con fantastica che è l'altra storia d'Italia. gran piacere, Leonardo, mi ha fatto veramente piacere. È stata una chiacchierata a braccio molto, molto piacevole. Quindi grazie, grazie a chi ci sta ascoltando e che ci ascolterà.